Allora Giulio, spiegaci come funzionava il carro, il trattore, la storia. Allora, prima del trattore c'era il timone trainato dai buoi. Dai buoi. Dopo è venuto il trattore, Shanghai vecchio, hanno tagliato il timone e l'hanno accorciato e l'hanno attaccato al trattore. E questo più o meno quando? Più o meno sarà del 50, negli anni 50, 48-50 sarà. Però quando era trainato dai buoi, dietro c'era un bambino che c'è il freno a mano. Il freno a mano? Sì. Un bambino o un uomo, ma gli uomini ne erano pochi, e era un bambino, il figlio, che frenava giù per le discese. E tu facevi anche? Ho fatto tempo a fare queste cose. E dove si trovava questo freno manuale? Nella da dietro. Eh sì. Questo era il freno che il bambino, vedi, è come i freni, andava a appoggiarsi alle ruote. Ecco. Guarda. Ecco, sì, quindi un bambino correva dietro al carro. E quando c'era una discesa grande, gli bloccava completamente. Ma il bambino cosa faceva? Rincorreva il carro? No, sempre si attaccava con una mano e andava dietro al carro e frenava. Ma pensa, frenava con questi legni che aderivano alla ruota. Alla ruota, come... Ho capito. E se c'era tanta discesa, mettevano una fascina di legna sotto, sì. Li legava le ruote e bloccato questo, e allora riuscivano ad andare giù. A scendere. Perché se no scendevano. Certo. E quando invece si bloccava il carro, che si fondava perché le ruote piccole, allora questo anello serviva con un altro paio di buoi. Sì. Una catena tiravano indietro. Ah, ecco. Questo anello è per agganciarlo a una catena che andava agganciata da altri buoi. Da altri buoi e li spostavano indietro. E qua su le corde, mi dicevi che queste corde sono... Queste corde sono per... Perché questa tiene che non vada avanti. Questa, vedi che è il contrario, tiene perché se no, c'era una salita andava indietro. Quindi veniva tutto legato attraverso questi anelli con queste corde. Dopo il peso sopra, perché questa è 15 quintali di uva. Sì. E là è 10 che fa 25 quintali. 25 quintali era un peso. Un peso notevole. E bisognava legarle bene e frenare per le discese. Certo. E altre particolarità di questo carro? Le particolarità del carro? Toccava la prima parte della posizione. E dopo questo carro la adoperavano anche per altre cose, non solo per l'uva. Magari per le olive dopo? Per le olive, per tutto. Quando per trasportare le botti, poi col vino. Cioè serviva dalla vendemmia? La vendemmia e la torchiatura. Alla torchiatura, perché andavano a torchiare fuori casa perché non c'erano cantine. Cioè, certo. C'era un torchio ogni contrada, allora tanti contadini li portava da questo torchio. Certo, e di che anno è questo carro? Questo carro andiamo di là a vedere. Qua, ecco qua. Allora tu hai gli occhiali, Elena. Dunque qua c'è questi sono originali. 1959. È 59. 1959, Verona. Sì. Questo è comune di San Pietro in Cariano. San Pietro in Cariano. Quindi è un carro agricolo della Valpolicella. Questa è la tara, vedi che sono... Sì, quintali 6. Questa qua, cerchioni. Centimetri 6. E questa, vedi... Portata, quintali la portata. 24. Okay. Sì. Era proprio... E questo era un bollo che pagavano. Che ormai non si vede più, ma c'è, erano così. Era un bollo annuale o un bollo? Un bollo annuale. Ogni anno bisogna pagare. Bisogna pagare una tassa. Questo sarebbe il massimo della Landini, che li adoperavano da fare le grandi arature per piantare le viti. Mm-hmm. E dopo anche altre cose, ma massimo per quelle. Per l'accensione
veniva scaldato con una torcia a petrolio. Qua c'è un buco. Sì. Si metteva la fiamma sotto qua. Sì. E rimaneva per 20 o mezz'ora. 20 minuti o mezz'ora. Mezz'ora. Quando questa testa era bollente, rossa proprio, perché il gasolio viene giù diretto e va sopra la testa. Ok. Dopo si accendeva da qua. Prima si spurgava. Prima si spurgava due o tre giri con questa, vedi? Senti, senti. Anche la marcia dentro. Quando era spurgato, si tirava giù la sivalvola. E via si partiva. E si andava in colpo. Ma dare colpo un colpo forte. di quei potenti. Ci vuole due persone. Due persone per farlo partire. E a volte parte perché ha un senso. A volte va al contrario. Se va al contrario, butti lente la marcia indietro, vai avanti. Se butti quella avanti, vai indietro. Bisogna che sia con la sua freccia originale. Quindi c'è la freccia che indica il verso. Questa è la freccia girata. Aspetta che tiro fuori la marcia. Sì. Vedi, allora quando era con questo, adesso si vede bene, si spurgava, vedi. Dopo quando era pronto, si dava un colpo forte così. Un unico colpo e partiva. E partiva. L'accensione. Tante volte andava al contrario, come ti dicevo prima. Esatto, e quando una volta che veniva acceso, lo si lasciava acceso, andava giorno e notte. Giorno e notte. Giorno perché notte. Era molto lento. Interrottamente. Era molto lento, andava giorno e notte. Giorno e notte, quindi poteva funzionare anche per quanti giorni? Un anno intero sempre acceso. Un anno intero sempre acceso, mamma mia. Senza freni. Senza freni. Perché non c'è freni. Ah, sì. E quindi il freno qua... Siccome che lui è 40 quintali. Già, è un freno... Come tu mancavi la frissione, si fermava. Già si fermava e poi magari cercavi di non andare per arare queste ruote era per la strada. Queste qua di ferro quando erano in campagna toglievano questi bulloni, tutti questi bulloni che ce n'è 10-12. E levavano, questo cerchio veniva fuori, a pezzi, perché è in due pezzi. Infatti si intravedono, sì. Poi qua... E allora rimaneva solo che... Le punte? Solo che i puntoni. Puntoni per la terra. E questi qui si piantavano nella terra e non faceva i salti. Perché queste andavano nella terra e camminava qua. E queste servivano perché non si volasse. Capito, quindi è una ruota questa sopra. Questa è solo per andare sulla strada. Ruota. E quanto ci sarà avuto a togliere i bulloni? Qua a togliere i bulloni ci vuole una bella ora, e cioè, era un problema. Ma quando erano dentro la campagna rimanevano due o tre giorni. Qua dietro c'è solo il freno a mano. Che frena senza freni, solo che la frizione e le marce, che ha tre marce e una indietro, quattro, ma è molto lento però nell'andatura. Questo è l'acceleratore. Quindi perfettamente, però senza freni. Freni qua, freni non ci sono. E questo è del 1934, mi sembra. Bello, grazie Giglio. Prego, niente. Adesso vado a fare colazione.